Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su di nuovo. Proviamo a giocare con il Giappone. Ci manca soltanto la conquista di alcune province dei Mamelucchi per fare anche l'ultimo obiettivo e poi concludiamo la campagna con l'ultima guerrona contro i Ming per finire l'arbitro missione del Giappone. Allora, io credo di aver capito cos'è che mi ha triggerato il bug, ok? Perché stavo controllando quali editti avrei voluto fare. Cioè, anzi, quali privilegi dare al coso, al clero, e mi si è buggato il gioco. Allora io mo salvo e faccio la prova con voi per vedere se mi si crasha il gioco. Molto bene. Ok, abbiamo scoperto qual è il nostro nemico, gli editti. Non possiamo metterli, attenzione. E purtroppo questo ci abbassa l'efficienza della nazione perché abbiamo 10 di assolutismo sprecato, vaffanculo. Però vabbè, non possiamo fare niente, ragazzi. Se provo a cambiare editti, mi crasha il gioco e vaffanculo. Allora, ho messo a fare le navi qui e insomma, aspettiamo le navi. Dopo che facciamo le navi possiamo attaccare i Mamelucchi con no casus belli, chi se ne frega ragazzi. Problema è che questi ragazzacci sono alleati di Gesù Cristo e della Madonna, ok? Però vabbè, chi se ne frega. Aspettiamo, intanto stiamo anche mettendo lo shock e intanto stiamo anche aspettando di fare la tech amministrativa, mettiamo a velocità 4. Oh raga, bastardo, bastardo, è bug che gioca contro le dee, capito? Cioè, meno male che mi ha salvato prima dello spawn del coso. Ma vabbè che sono riuscito ugualmente a fare le manifatture, eh. Ci sono riuscito lo stesso. Mi sono spawnato a me, ma ci sarei riuscito lo stesso probabilmente. Avendo fatto il test che sulle province sviluppate a bestia mi veniva 7-8 al mese, ragazzi. Quindi c'era nessun problema. Comunque, ragazzi, macello, macello. 200, vabbè, dai, tutti questi soldi ora poi li investirò. Senti, fammi un palazzo di Guangkok, lo portiamo più avanti, ok? Qualche bustata, qualche soldino, ok, dai. Bustiamo questo e mi danno sconto agli advisor perché mo stanno a cominciare a costare assai. Te è morto, ok, è morto l'advisor. Arrest, stabilità, ma dove sta production efficiency? Non c'è più. Andiamo in production efficiency, sì. Poi c'è da fare Musashi. Production? No. No, voglio production efficiency, sì, non ti inventa niente. Qui a spiegare la Russia mi sta a far sognare. Sì, meno 3%. Vale quasi come l'innovativo che sta a spiegare la Russia, eh. Non buttate questi bonus. Niente, niente. Niente. Le uniche volte che servono quei bonus che di solito vengono ignorati, cioè possible advisor, sono proprio questi, quando cerchi un advisor specifico. Production efficiency, che posso pure fare le volte. Intanto qui, ultimo, è Dala, ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Se vedete qualche bug ogni tanto è il mod grafico che utilizzo per lo UI, che si è già aggiornato la nuova pagina. Punti del Papa, tolleranza degli eretici che non c'ho perché i protestanti non ce l'ho. Ok, il resto va bene. Intanto della tolleranza degli eretici, ma ho degli infedeli, ecco, per qualche motivo magico. Ok, qui comunque sto a posto. Qui. Ok, qualcosa c'ho. Qualche mercatone. Ah, vado in mercatone, ok. Qualche nave è cominciata a uscire, ragazzi. Mo' esce il blocco importante. I Ming ci fanno i claim. 600 euro. Ma quanto faccio al mese? Vabbè, ma allora. Ma allora. Nessun problema. Basta, basta. Chi sono questi? Aishi, Jiangsu. Converti gli Ishidan Japan, ok, quello non ce la farà mai, arriva là in tempo. Converti gli Ishidan Japan, vabbè, finirà appena faccio queste qua. Una tech amministrativa, tiè, perfetto, governi incapaci di 2,50. A spiaga la Russia, 5% di sconto alla tech ce l'ha dato, eh. Qua mancano 11 navi, che stanno, le stiamo facendo tutte qui. Sono arrivati altri soldi. Ecco, con questi soldi sarebbe a cavolo di potenziare le navi. E mi ricordavo che stavamo indietro. Molto bene, tiè. Pure la flagship dei Ming, come vedete. Ma non c'ho più accesso alla costa. Quindi questa, che in realtà è la seconda flagship, che una gliel'ho scocciata e una gliel'ho rubata.
Ribelli. Jiansu. Senti, ma se li famo uscire? Così abbiamo risolto il problema. Tanto stanno qua questi. Quindi, Jiansu, provoke revolt. Ok, andiamo a ammazzarlo. Questi gli ho fatto un casino. Poi il prossimo chi è? Tengri a Birkiria. Ok, qua sopra sono. Vabbè, il tempo che lo faccio sono già arrivato. Quindi ti è. Provoke Revolt. Ah, pure prima. Ok. Mo' famo pure Solon. Quindi qua stanno. Ok, questi devo far giro. Oh, ma Solon c'ha uguale. Ah no, Euroshock. Euroshock. No, perché non c'ha più l'accesso al mare, Solon. Dico, come fa a avere la flotta? Ok. Ah, Provoke Revolt non glielo posso fare così. Perché qua ho abbassato l'autonomia, vedi? Quell'arresto è solo perché gli ho abbassato l'autonomia. Se mi facevo i cazzi mia. Oh, comunque abbiamo quasi fatto, eh. Oh, 20 giorni, ci siamo. Sono quasi arrivate pure le navi. Un altro punto del Papa. Questi mi tengo per quando devo fare. Devo fare appunto stabilità, insomma. Ci siamo quasi. Questo? No, no, te lo qua. Ah, è tornato a costa 2005. Ok, è finito l'effetto dello sconto ai cosi, eh. Ok, portiamo ste navi qui. Siamo pronti. Siamo pronti, ragazzi. Oh, mo' c'ho proprio tutto il coso libero, quindi a posto. Siamo pronti per fare l'attacco ai Mamelucchi. Quindi chiamiamo anche la Francia, speriamo che ci viene. Che vuoi? Vabbè, te lo do. Chiede quello che te pare, sì. Che me frega a me. Mi sa che Tlemcen si è trasformato nella Tunisia. Delhi non viene, per fortuna che Delhi era quello più grosso di tutti. Multan. Dove sta Multan? Ah, ok, l'Afghanistan, vabbè, quindi posso andare dritto dai Mamelucchi senza dover andare in India. Tiè. Perfetto, quindi tu sali sulla nave, tu sali sulla nave, tu sali sulla nave, ma ci dobbiamo mettere un bel generale. Chi è che sta rosicà? Perché stai rosicà? Che te frega? Ah, Worksaustion dipende. Non lo sapevo, cacco, ragazzi, l'ho scoperto adesso. Uno, due e tre flotte. Andiamo tutti insieme. Insieme alla nave da combattimento, ovviamente. Anzi, togli quelli da combattimento. Venite tutti qui. Mettiamo un ammiraglio. Uniamo tutte le flotte, così non abbiamo il problema di quello che succede quando si separano. 150.000 cristiani su, su una provincia sola, vabbè, 1, 2, 3, tiè, Namo, 200 navi, sbarchiamo il prima possibile, magari famo una pausa a Socotra, che cos'è questo? Ah, 3 dei nuova Divness per un sacco di soldi, va bene, tanti soldi ce l'ho. Qua abbiamo 150.000 cristiani che stanno navigando con i nostri ragazzi e come vedete già stanno perdendo un botto di attrition. L'attrition è terribile nel mare, ragazzi. E più stai lontano da casa, più è un macello. Fortunatamente non dobbiamo passare nell'oceano aperto. Il Papa è la Francia. Punto di stabilità. Me lo tengo dei punti apposta. Ok, 87%. Ok, a cui manco gli è successo niente. Ok. Oh, ci siamo, eh. Ci siamo. Ragazzi, questo è un altro punto in cui vediamo un obiettivo importante fatto sul canale. Magari la flotta manco ce l'abbiamo qua i Mamelucchi, però per sicurezza ho portato anche la flotta da combattimento. Scendete qua. Ah, poi scende tipo. Sì, poi scende pure in posti diversi. Mazza, ma qui fai proprio lo sbarco in Normandia, raga. Questo non fa proprio lo sbarco in Normandia. Chi è? L'Australia. Chi è? Senti, mi sa che devo cambiare focus. Eh sì, mettilo sull'amministrativo. Mo' che stiamo a fa' corra secca. Ok, qui stanno a scendere tutti. E ci siamo. Mo' che prendo queste tre province, faccio pure attraccare questi. E
E sti tre mo devono vincere da soli contro l'esercito dei Mamelucchi che è 165. Quindi non devo perdere manco una battaglia, a meno che non voglio tornare in Giappone a prendere un altro esercito, ma non me va ancora, ragazzi, quindi proprio vorrei rinunciare a sta cosa che ho appena detto. Ok. Oh, vediamo un po' se riesco a fare quello che devo fare. Suez, questo è il Cairo, a Palestina ce la faccio tranquillamente. La Francia, quello che occupa, gli do. E il Caio, ok, ce la faccio a piavo questi? Sicuramente no, ma prende proprio tutto il delta del Nilo, però, invece sì. Qui? No. Ok. Preciso, sì, preciso. Definisco la missione e prendo pure il 10% in più, 20% di core creation cost. No, no, va bene. Ok. Senti, ma questi sono infedeli, lo posso fare trionfo? Le cose. No, questa la facciamo dopo. Questa la facciamo un altro giorno. Ok, mo che questi si prendono un altro po' dei de cristiani. Andiamo subito. Ragazzi, sta andando molto più lento. Ma com'è? Forse perché l'IA sta a fare calcoli dei movimenti delle truppe in tutta la mappa. Ok, qua 23 navi e li ciocchiamo. 3 deficiency che costa la metà. Ok, 3 deficienze che costa la metà, lo mettiamo perché sicuramente è più giovane, zoroastriano, tu cazzo hai beccato un zoroastriano in Giappone, vabbè però insomma hai beccato. 4 navi pesanti gliele ho affondate, quelle rotte sono ste 23 che si mettono qua. Tiè. Ok, sta arrivando l'esercito dei Mamelucchi, queste già sono tutte riparate, a posto. Ok, vediamo qui che succede. Oh, qui si spari con il cannone, signori Ishishige Sadake, Ishishige Sadake-san, spari con il cannone. Non stiamo qui mica a giocare. A proposito, io sono cristiano, se più a me che prendo un missionario. punti amministrativi. Sì, però Francia, se mi fa incazzo io non te do niente, cioè. Come da la tua provincia se sente noi? Forse sarebbe perché vanno a fare una missione e te prendere altri 50 grappa, eh? Che non mi fido qui, zì. Se questi ci fanno la magia su qualche cosa, non mi piace. Non, ma lo puoi scrivere il numero? No, niente. Niente, ragazzi, quando fate una feature su una roba informatica, ricordatevi che la funzionalità principale è l'usabilità, ok? Cioè, nel senso, stesse stronzate, non puoi scrivere il numero dentro la casella dove ovviamente ci dovresti poter scrivere il numero. Evitate assolutamente. Ah, ma qui posso ammazzare tutti i ribelli con tranquillità. È giusto quelli de Solon, non riesco a ammazzarli. Però Korchin l'ho ammazzato, eh. Ok, allora 50k io vado a riaccattare. Così, d'amblè, che sono importanti. Poi poco prima del trattato di pace attivo la missione, perché dura solo 20 anni, 10% di sconto al World Core Cost, insomma, fortissimo. E i riforme del governo vanno lente, sì. Ok. Che stronzo, calcolo. L'ho chiamato adesso, sì. L'ho chiamato adesso. Comunque a livello 10 ho la missione, quella che mi dà la cosa nuova. Quindi livello 11 in realtà è una cosa in più. Che mi darà 15% del massimo effetto dell'assolutismo, raga. Incredibile, calcola. E qua un altro 20, quindi 35% del massimo effetto dell'assolutismo. Facciamo il conto: il massimo effetto dell'assolutismo. Le altre cose sono completamente inutili. Magari la disciplina mi può interessare, però insomma, l'importante è che andate a vedere amministrative efficiency 3,5. Quindi 3,5 è il 10%, 7 è 10,5, un altro 10,5 di Administrative Efficiency. 10,5 di Administrative Efficiency, ragazzi. Cioè, forse il Giappone è un'altra di quelle nazioni che può arrivare al cap dell'Administrative Efficiency, se non sbaglio, il 90%. Quindi tu arrivi al cap massimo dell'Administrative Efficiency, tipo tutti i core costano 4, il tempo di fare i core sono 6 mesi proprio spaccati. Cioè, ci fai tipo a War Conquest per forza, prendi un continente a botta ogni guerra. Chi è? Namadol, ok. Ma senti, ma questo era quello con più assedio. 4 di assedio, sì, è lui quello con più assedio, evidentemente. Ok, questo, ma che stai a fare? Ok.
Ah, cioè, se vado avanti posso tornare indietro. Va bene. Qui però devi fare blocco blocco navale. Ovviamente la gente stava intervenendo, ma siamo troppi, ecco, ragazzi. La Russia ci ha fatto il tranello. Ok, allora. Odomo, uno dei Sicet. Mote poi le va, perfetto. Satake è il signore dell'assedio. Oyo è il signore della guerra. Ho 5 de fire e 6 de movimento. Ok, e quindi sparo pure col cannone. Qual è che costa di meno? E costa uguale. In realtà c'era una vita da flagship, se non sbaglio, che te faceva costare. Oddio, i mamelucchi. Ok, mancina è arrivato quello. Se mo comincio a prendere botte è macello, ho perso. Vieni qua. Ok, no, qua dovete intervenire per forza. Non c'ho nessuna attività da. Ok. Oh, beh, qua vinco io. Anche se c'è almeno uno. Oddio, sta arrivando il rinforzo. Stavo per perdere, sì. Stavo per perdere. Ok, arriva Doro Shock. È arrivato Doro Shock come annessione. Quindi qui full state. Full state. Questo già era full state. Mettiamo subito local trade. E mettiamo pure quel local trade. Butta questo. Ma chi so? Ammazza, oh! Questi sono i cosi, sono i banner. Ma sa che di banner, sì. I banner completamente ballati. Sia fanteria che cavalleria, un po' così, cacco. Vabbè, i banner, c'è un po' del banner, ci dovrei avere per averlo. In realtà questi in due hanno sta a casa a ballare, però. Cioè, sta fermi così. Ste navi le posso buttare. E queste vanno bene così, ok. Posso convertire provincia stecca. E va bene. Cose qui? Niente, eh? C'è niente qua. Va bene, ha rosicato qualcuno. Chi è che ha rosicato? L'Australia. L'Australia mo se becca un paro de punti. Sviluppo. E se sta pure zitta. Tiè, rompe la minchia. Ok, qui non mi attaccano più. Mi sa che mi conviene rimanere tutti fermi qua. Ok, ho vinto. I bio, carqua. I bio, se gli facciamo un wipeout. 120 contro 34. Mi sa che non ce la faccio. Però gli altri 50 stanno arrivando come rinforzo, eh. Ma vinco io qua, siamo troppi, sì. Oddio, vincono loro. Oddio, che ansia. Che ansia, sì. Vinco io. Hanno finito il morale. Ok, vai. Questo va qui. Questo va qui. E questo si ferma. Difficile, difficile. Anzi, questo andiamo a fare uno scherzo a questi. Andiamo a fare uno scherzo a questi. Sti 50.000 servivano, eh. La Francia che sta a fa? Un cazzo. Un cazzo. E mo pretende pure che gli do i territori, capito? Come snagai, fa, oh. Ah, eccola la Francia. No, ok, va bene, va bene. La Francia non gli si può di niente, in realtà. Rupert. Mamma, che nome difficile. Ma come si chiamano in Germania? Ma qua sono tutte le coste di merda. Ma qui non posso stare con tutta sta gente. Cioè, qua la Trishon mi si magna. Stiamo nel deserto, che pretendevi? Ok. Ma qui sto a far tranello alla flotta, per quello che ho fatto sta cosa. 20 di Global Tariff. Allora, Global Tariff è quello che vi dicevo, un moltiplicatore alle tariff, ok? Che se non sbaglio non implica che questi rosicano con Liberty Desire. Ok, io ho rubato due navi. Che faccio? Io andiamo a piavo, è forte? Sì, magari qualcuno viene a intervenire qua. Forte livello 2, magari è pure easy da PA. Che ne sai? Magari, eh. Prendiamo la mecca. A proposito, ma sei ricaricata l'abilità del trionfo? No. Quando, scusami? Nel 61, assai manca. Ok, andiamo avanti. Uniamo la flotta. C'è una nave commerciale. Sempre, cacco, il primo obiettivo di tutti i pirati è sempre la nave commerciale. Nammadollo, sono quasi arrivato a 5.000. Forse posso fare i cosi. Gli estuari dei fiumi là a livello successivo.
A proposito, ma la spia tattica ai mamelucchi per velocizzare gli assedi? I mamelucchi stanno andando a combattere i francesi. Intanto qui tra poco posso fare il lingua d'Ibnes. I mamelucchi ce l'abbiamo nell'esercito, non è che ce l'abbiamo. Certo, se però ti faccio lo sbarco in Normandia, sì, c'è poco da fare. Ok, ecco qua. Allora, prossimo livello. Local development cost alle cose nell'area. Ok. Però c'è uno state con 3. Oddio. Con 3. Allora vuol dire qua prendono 30% di local development cost in tutta quest'area, eh. Quindi là sviluppi proprio a Madonna tutto lo state. Ok. Andiamo qua. Senti qua, chi era? Satake va direttamente a Tabuk. Ok. Oddio, attenzione, che state a fare qua? Ok, un wipeoutino dei 5K. Ci stanno 100.000 cristiani che sono abbastanza pericolosi, però io ho preso il forte right now. Stiamo a settembre. Non posso far trionfo là. La parata, no, il trionfo. Oddio. Dio mi stanno attaccando. Dio mi stanno attaccando in 100.000. Ma se no se scappo? Non si può. Mamma mia, prende le botte qua. Se no non mi attaccavano, ecco. Se non piavo le botte. Mamma mia, 160.000 so. Però sono arrivato a rate, eh. Ma hanno vinto loro, ragazzi. Hanno vinto loro. Ah, tutti e tre in posti diversi. Che figo. Ok, va bene. So abbastanza i mamelucchi, eh. So abbastanza i mamelucchi. Se la Francia riesce a buttare fuori Snagaifa, non mi fa male come cosa. Mamma mia, qua devo stare attentissimo. Preciso allo scatto dell'anno. Mettete un po' sulla costa che qua non ci puoi stare. Non va bene un cazzo. Non va bene niente, sì. Ma l'abilità del Papa per la manpower? No, il Papa rosica sempre. Tordesillas proprio per sempre. Non si arriva più il Papa, eh. Se arrivi mai più il Papa. Pure se converti, fai le guerre sante contro gli infedeli, niente, eh. Hai i soldi. Che tragedia. 75 devastation a Musashi. Perdo un po' di production e quelle altre cose. Vabbè, fortunatamente non mi ha distrutto. Ho perso la nuova Dignes. Senti, però l'Infantry Shock e Military Tactic in realtà mi serve uguale per vincere. Fornace production efficiency? No, vabbè, basta che ne abbia una. Queste mose devono riacchiappare queste truppe. Ho finito la manpower in realtà, eh. In realtà se tu vai a vedere ho finito la manpower. Niente. Avevo quasi buttato fuori Snagaifa se i nostri alleati avessero vinto l'assedio, ma niente. Qual è il forte in montagna? Non c'è. Ah, è questo in realtà. A livello 6, questo è proprio forte della Madonna proprio. Te levate. Magari vengono qua. Una Madonna, un'altra. Ma quanto sto a fare al mese? 270 al mese. Ma io mi sarei fatto arrivare altri 50.000, raga. Che casino. Ok, ecco. No! Vabbè, però non si sono riuniti. Ok, eccolo qui. Andiamo a prendere sti ragazzi. Ribelli. Vabbè, sono sempre questi. Cristiani. Ok, mi sa che da rifare un altro gruppo. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27 e 28. Ok, magari devo fare i cazzi mia durante la guerra perché se no finisco la manpower con sto giochetto, eh. Ah, pure questo è un forte. Assediato da Isngaifa. 50% sulla capitale, niente però, eh. Dai che ci sia. Oh, allora, Isngaifa mi dà i soldi. No, una marca dei mamelucchi, che sfiga. Non posso buttarla fuori. Qui mi attaccano. Qui che cos'è? È un deserto.
Cioè, a meno che loro non hanno una qualità più alta della mia, se sono fermato, quindi ho più io la qualità più alta. Allora, mo li inseguo io. Basta che non becco tipo una montagna, vinco io. Qui proprio le stragioni stiamo a fare, eh. Ok. Finito la manpower a bomba proprio. E poi tanto pure se fosse non è una holy war, quindi non cambierebbe nulla. Famo slacker recruiting standard. E per mantenere il professionalismo alto facciamo i training field a raffica. Questo ogni training field mi dà 0,1 di professionalismo. In più, se questo è arrivato, vado a raccogliere altri 50.000 ragazzi. Ok, quanto è rotta sta nave? Poco, quindi possiamo pure andare qua. I cosacchi hanno fatto qualcosa. Prestigio. I cosacchi hanno fatto qualcosa. 5 di prestigio, ok. Sto ammazzando un po' di gente a caso dei mamelucchi. Ok, niente male. Tech, ok. Questa non sarà una guerra banale, ragazzi, perché ho finito la manpower proprio subito. La Francia, per carità, importante il suo contributo, ma non è banale manco che sia utile. Mantenimento dei forti contro il rivale. Amago. Oggio. Satake ovviamente è quello mezzo morto. Ho chiuso l'indicatore della missione nel mio click moment. Ok. Altri 50.000 stanno arrivando. Praticamente tutto l'esercito del Giappone è arrivato qui. Ok, Jeddah. Mettiamoci pure in generale per recuperare un po' di professionalismo. Due d'assedio, niente male. Mo ci sparo qui, eh. Mo ci devo sparare per forza qua. Ho appena ho guardato, niente male. Pure i francesi stanno a farsi valere. Oh, mettiamo un attimo quello che mi serve a me, preciso, cacqua. Preciso, voglio tutta sta zona. Sfondi proprio i mamelucchi, li fai piangere proprio. Ok, manpower proprio finitissima proprio. Guarda qui, ho 61.000 francesi. Prendo, ho creato un mega guerrone di quelli storici. Magari per caso hanno finito pure loro la manpower. Sì. Ok, Tabuk l'ho vinto, andiamo a Cairo. No, Alcarak. No. Ok. Ci siamo, eh? Ci siamo. 2000 euro. Posso continuare a fare edifici della manpower. Tutto professionalismo che mi aumenta. Intanto con Slaken Recruiting Standard perdo uno di professionalismo all'anno, se non sbaglio, per prendere 100% di manpower in più al mese. Purtroppo non si può fare più il trick che ti arriva una tranche di manpower così da nulla. Spara qui un attimo. Va bene, dai ragazzi, questa guerra la finiamo di vedere nella prossima puntata. Penso che finirà bene, però non è banale come vedete. Io vi saluto e alla prossima.